Oggi presento la ricetta della cassata siciliana. Gli ingredienti per la cassata sono 500 g di ricotta di pecora che andrà rigorosamente setacciata, del pan di Spagna che noi abbiamo acquistato per velocizzare la ricetta, però si può fare comunemente in casa, del marzapane verde, l'abbiamo fatto noi con 200 g di mandorle tritate, 200 di zucchero e del colorante verde, 150 ml di acqua. Varie tipologie di canditi per decorare la nostra cassata, del liquore per dolci allungato con un po' di acqua, della glassa per dolci che faremo sciogliere in un pentolino, 100 g di zucchero e una bustina di vanillina, delle gocce di cioccolato. Inizio con il setacciare la nostra ricotta che abbiamo fatto riposare in frigorifero per far eliminare tutto il suo liquido. La facciamo passare tutta nel nostro colino. Incorporiamo adesso nella ricotta i nostri 100 g di zucchero e la bustina di vanillina. Mescoliamo questi ingredienti, anzi prendo un cucchiaio che è più comodo. Aggiungiamo le nostre gocce di cioccolato, circa un 70 grammi. La nostra crema la facciamo riposare in frigorifero per un'oretta e nel frattempo continuiamo con la nostra preparazione. Iniziamo a preparare i nostri pezzettini di pasta di mandorle. Spolveriamo un pochino con lo zucchero a velo il nostro piano. La pasta di mandorle è un po' tipo il pongo dei bambini piccoli. Adesso è molto delicata, andremo a schiacciarla in questo modo. Prendiamo un coltello, adesso questa poi la riutilizzeremo e formiamo ancora dei piccoli trapezzi più o meno delle stesse misure di quelli che avevamo già preparato, in questo modo. A questo punto facciamo lo stesso procedimento con il pan di Spagna, tagliamo delle strisce. In questo modo, dalle quali poi ricaviamo dei piccoli trapezzi. E così fino a finire tutte le nostre strisce di pan di Spagna. Gli scarti non li buttiamo perché ci serviranno per il fondo della cassata. Ecco fatti i nostri trapezzi, questi li teniamo da parte. Prepariamo anche il fondo della nostra cassata. Prendiamo un altro disco di pan di Spagna e facciamo più o meno l'impronta del nostro fondo. Anche se resta un po' più piccola non importa, perché tanto dovremo andare a riempire con tutti gli altri pezzettini laterali. Vedete, più o meno va bene. Un trucco per non fare appiccicare la nostra cassata al fondo della teglia: inseriamo del Domopack nello stampo. Lo stampo della cassata, come potete vedere, è leggermente a svasare, non è proprio dritto come le classiche tortiere. Noi inseriamo il Domopack in questo modo e adesso iniziamo a preparare il bordo. Alterniamo un trapezio
di pasta di mandorle e un trapezio di pan di Spagna, in questo modo, vicini vicini devono essere. Ecco qua, abbiamo concluso il nostro bordo di cassata. Schiacciamo bene e inseriamo la nostra parte centrale. Questa parte la andiamo ad inumidire con il liquido per dolci che abbiamo preparato. In questo modo resterà più morbida e gradevole da mangiare. Ne mettiamo un po' anche su questi laterali. Con un coltello profiliamo quello che rimane. In questo modo. Ecco, questo è il risultato. Prendiamo la nostra crema di ricotta che ha riposato per un'ora in frigorifero. Con questa crema riempiamo tutto il nostro stampo. Io mi aiuto con un cucchiaio che sono più comoda. Ecco fatto, spalmiamo bene, schiacciamo bene contro tutti i bordi. Abbiamo steso tutto il nostro composto. Ora il pan di Spagna che vi dicevo di non buttare, andiamo o a disporlo in questo modo, mettiamo ancora un po' di questo stondato che ci dà una mano, e qui a riempire possiamo mettere tutti questi pezzettini. In cucina non si butta mai niente. In questo modo bagniamo ancora un po' la parte più secca del pan di Spagna con il nostro liquore per dolci. Prendiamo un piatto o un vassoio di quelli per dolci abbastanza capiente, lo premiamo bene sulla nostra cassata e la giriamo in questo modo. A questo punto prendiamo un peso che può essere un vasetto anche di miele, noi in questo caso di pesta carne, e la lasciamo riposare in frigorifero almeno un'ora. Mentre la nostra cassata sta riposando nel frigorifero, noi prepariamo i canditi che serviranno per decorare l'esterno della cassata. Quindi prendiamo questo bel pezzettone di cedro e lo andiamo a tagliare a striscioline. Le striscioline formeranno i petali di un fiore. Tagliamo a spicchi anche l'arancio sempre candito, a fettine sottili. Poi abbiamo una bella pera che tagliamo a spicchi, che andranno a riempire i petali del nostro fiore. Tagliamo qualche ciliegina a metà, perché poi le useremo per decorare a piacere il nostro fiore. Eccoci qui, dopo un'ora abbiamo tolto la cassata dal frigorifero, togliamo il nostro stampino
Noi avevamo messo la pellicola e wow, meravigliosa! Togliamo la pellicola, guardate qui che bella forma, così deve restarvi. Adesso dobbiamo preparare la glassa. Abbiamo acceso il fuoco e mettiamo proprio un goccino d'acqua nel nostro pentolino con la nostra glassa per dolci. Io direi che no, mettiamola tutta e aspettiamo che si sciolga. Ecco qui, abbiamo fatto sciogliere la nostra glassa e la andiamo a stendere sulla cassata. È un procedimento che dovremmo fare con una certa velocità perché la glassa tenderà a solidificarsi velocemente, quindi adesso cerchiamo di farla scendere anche lungo i bordi. Ecco fatto, la glassa si sta asciugando e andiamo a riporre la cassata in frigorifero per un'altra mezz'ora. Passata mezz'ora andiamo a decorare la nostra cassata, prendiamo le ciliegine e io vorrei fare un fiore, quindi cerchiamo di riporle al centro della cassata. Ecco qui, adesso prendiamo il nostro cedro per fare i petali del fiore. 2, 3, 4, 5 e cerchiamo di disporli in questo modo. Ecco il fiore, intanto l'abbiamo fatto. Poi andiamo a inserire magari questi spicchietti che avevamo preparato all'interno dei nostri petali. Questo è un po' lunghino. E questo è un po' lungo. Di qua. La nostra cassata sta prendendo forma. Continuiamo a decorare la nostra cassata come più ci piace. Prendiamo le ciliegine. E andiamo a decorare anche un po' i bordi della cassata per renderla tutta colorata. Tutta, tutta. Ecco qui, la nostra cassata è finita. Auguri a tutti e alla prossima ricetta!